Così i casalesi uccisero i migranti a 10 anni dalla strage dei Ganesi a Castel Volturno. Fioccano le commemorazioni. Intanto, attraverso un tweet, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive: chi mi attacca fa affari con gli immigrati. Donna presa a martellate nel centro di Avellino, l'aggressione lungo Corso Europa alle spalle della Chiesa del Rosario. La vittima è una polacca 37enne, grave in ospedale, l'ha salvata l'ex calciatore Biancolino, preso dopo una breve fuga l'aggressore, un 57enne di Avellino. Napoli sfollati dormono in strada, l'esplosione nell'abitazione dei quartieri spagnoli. Evacuato il palazzo, individuata una prima soluzione per i senza tetto. Dramma casa Battipaglia, donna con la famiglia minaccia il suicidio per evitare lo sfratto. San Nazaro, studenti in assemblea in piazza. Gli alunni del liceo di Napoli proseguono l'agitazione per la mancanza di aule. Oggi l'assemblea sulle scale di Piazza Fuga. Intanto sul caso interviene il vice premier Di Maio. Soluzione entro una settimana. Salerno, la regione finanzia l'aeroporto, 3 milioni e mezzo da Palazzo Santa Lucia per il Costa d'Amalfi. Ed ora la regione avrà il controllo totale sullo scalo. Intanto si attende l'ok dal governo al piano industriale per la fusione con GESAC che gestisce Capodichino. Turismo, Mastella lancia la sfida, il comune di Benevento chiama intorno ad un tavolo gli operatori turistici per provare a costruire un sistema sagno, ma il sindaco strie i privati, ognuno deve fare la propria parte. Buonasera, ben trovati con l'informazione regionale di 696 TV. Abbiamo appena seguito insieme i nostri titoli e, come avete sentito, in primo piano parliamo della strage dei Ganesi. 10 anni fa accadde a Castel Volturno, oggi fioccano le commemorazioni. Intanto, attraverso un tweet, interviene anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che dice: chi mi attacca fa davvero business e affari con i migranti. Paola Iandolo. È passata alla storia come la strage dei Ganesi, l'azione di sangue più efferata compiuta dai casalesi, l'ala guidata da Giuseppe Setola. Era il 18 settembre del 2008, a Castel Volturno venivano ammazzati con 122 proiettili sparati da pistole e Kalashnikov 6 Ganesi. Un eccidio dalla connotazione razzista, come stabilito dalla giustizia, che ha condannato definitivamente i sicari. 10 anni dopo fioccano le commemorazioni di quella strage. 2 gli eventi organizzati, il primo istituzionale in comune, la preghiera interreligiosa davanti al luogo dell'agguato, il chilometro 43 della Domiziana. Al municipio hanno preso parte 85 ragazzi delle terze medie della scuola Giuseppe Garibaldi. Intanto, mentre si commemora la morte dei 6 innocenti, parte l'allarme contro la previsione contenuta nella bozza del decreto del ministro Salvini, che dovrebbe eliminare dall'ordinamento il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Uno strumento molto utilizzato a Castel Volturno, dove si calcola vivano almeno 15.000 immigrati non regolari. Mimma D'Amico, responsabile del centro sociale ex Canapificio, associazione che gestisce SPRAR e da sempre si occupa di immigrati, afferma che se dovesse essere cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari sarà caos in molte città italiane, mentre a Castel Volturno ci sarà una grande tensione sociale. Il ministro ci ripensi, ha detto: con tale strumento le associazioni hanno potuto in questi anni favorire una maggiore regolarità. E la risposta del ministro non si è fatta attendere. Un centro sociale di Castel Volturno, la cui responsabile si occupa di immigrati per professione, mi accusa di creare caos. Insomma, vengo attaccato da estremisti di sinistra che fanno business con gli stranieri. Ancora cronaca, ma ci spostiamo ad Avellino. La comunità è sotto shock. Oggi aggressione in pieno centro. Una donna è stata colpita a martellate dall'ex convivente. Fortunatamente non è in pericolo di vita. È successo nel centralissimo Corso Europa. A salvare la 37enne è stato un ex calciatore dell'Avellino. Ci racconta tutto il collega Angelo Giuliani. È stato arrestato l'uomo accusato di aver aggredito a martellate una 37enne a Corso Europa ad Avellino oggi intorno alle 13. È un 57enne del capoluogo che, armato di un martello nascosto tra i giornali, si è avvicinato alla donna e l'ha colpita. La vittima è una 37enne polacca con la quale il 57enne è stato legato sentimentalmente. Forse la gelosia o la rottura del rapporto alla base del folle gesto. Provvidenziale l'intervento dell'ex calciatore dell'Avellino Raffaele Biancolino, che si è frapposto fra la vittima e l'aggressore ed è riuscito a togliergli l'arma dalle mani mentre l'uomo si dava la fuga. Sotto shock i commercianti e i residenti della zona a quell'ora affollatissima. Sono contento perché mi trovavo in quella situazione e ho salvato una
una brava ragazza, una vita umana, perché vedendo così una scena del genere è stata una cosa bruttissima. C'era sangue, urla, persone che passavano, però ti capisco perché nessuno si fermava, capisco la situazione in quel momento che si era andata a creare. Nel primo pomeriggio gli agenti della sezione volanti, guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi, hanno bloccato il 57enne non lontano dallo stadio Partenio. L'uomo aveva tentato la fuga dirigendosi a Marigliano per poi tornare nel capoluogo irpino. Intanto la 37enne polacca è stata ricoverata in codice rosso al pronto soccorso del Moscati con una profonda ferita alla testa, ma secondo i medici non corre pericolo di vita. Sul posto è stato necessario anche l'intervento di un'altra ambulanza per prestare le cure del caso ad una studentessa testimone dell'aggressione, sconvolta per quanto aveva visto. Spostiamoci nel napoletano. Si allontana dal posto di lavoro un dipendente della società partecipata del Comune di Napoli. La Napoli Servizi è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della municipale. L'uomo, 57 anni, deve rispondere dell'accusa di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione. Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione della stessa società. Ma cambiamo argomento. Alloggeranno in due strutture i 30 sfollati dei quartieri spagnoli dopo l'esplosione di un appartamento in cui una donna è morta e i suoi due figli sono rimasti gravemente feriti. Una storia di disperazione e degrado. Era stato lo stesso figlio della donna a far esplodere la bombola del gas, poiché erano sotto sfratto dopo due anni di stenti, due anni di morosità e appunto saldo degli affitti non ottemperato. Vediamo. Alloggeranno in due diverse strutture di Napoli le circa 30 persone sfollate da via Don Minzoni nel quartiere Monte Calvario dopo la tragica morte della 65enne Rita Ricchione a seguito dello scoppio della bombola del gas innescato dal suo stesso figlio Antonio Cavaliere nell'appartamento dove vivevano e che avrebbero dovuto lasciare a breve per i due anni trascorsi tra morosità ed insolvenze. Gli inquilini dello stabile sequestrato in via cautelativa saranno ospitati nell'aula magna del Palazzo Urban di via Concezioni a Monte Calvario e in un altro spazio nei pressi di piazza Sant'Eligio nella zona di piazza Mercato. Tutto deciso nel corso del confronto tra una delegazione di residenti con il vice sindaco del giudice e l'assessore Borriello. Sullo sfondo resta il dramma di una storia di disperazione e povertà, quella di Rita e dei suoi due figli. Una vita di stenti la loro in quelle tre stanze al quarto piano di via Don Minzoni. Il figlio Antonio, all'ennesima notifica di sfratto, aveva ancora una volta minacciato di far saltare in aria quella casa. Ieri, intorno alle 11:30, ha mantenuto quella sua maledetta promessa. Intanto i residenti chiedono una soluzione abitativa in tempi rapidi. Qualcuno racconta di aver dormito in strada in attesa di un alloggio, altri avrebbero trovato riparo da alcuni parenti ma poi sono tornati in via Don Minzoni aspettando una soluzione definitiva. La maggior parte di loro vorrebbe rientrare subito nelle loro case. In totale si tratta di 29 persone di 9 nuclei familiari con diversi bambini ed anziani. E ancora dramma a casa, ci spostiamo nel Salernitano, un'intera famiglia ha minacciato il suicidio durante uno sfratto esecutivo, è successo questa mattina a Battipaglia, Sarabotte. Minacciato di lanciarsi nel vuoto insieme alla sua famiglia, dicendo di volersi gettare dal terzo piano del palazzo durante uno sfratto esecutivo. Dopo il caso dei quartieri spagnoli a Napoli, anche nel Salernitano, momenti di tensione. Tutto è successo questa mattina in Viale della Libertà, a Battipaglia, dove in misura cautelare i soccorsi giunti sul posto hanno disposto nello spazio antistante allo stabile un cuscino da salto per evitare si verificasse il peggio. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e la polizia di Stato che ha presidiato la zona. Era presente anche un autocarro di una ditta di traslochi, molto probabilmente per portare via mobili ed effetti personali del nucleo familiare, che pare occupasse abusivamente la casa da tempo. La situazione fortunatamente è rientrata nella normalità, senza conseguenze, dopo qualche ora, quando è stata prospettata l'ipotesi di una soluzione abitativa sostitutiva. Pare che alcuni abitanti dello stabile abbiano però avvertito un malore e sono stati soccorsi dai sanitari presenti.
Dall'emergenza casa all'emergenza lavoro, bene il piano di migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione annunciato da De Luca. Lo ha detto il segretario nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, che promuove il governatore, e dice al governo servono più investimenti proprio per il Sud. Giovan Battista Lanzilli. I temi della manovra finanziaria all'esame del governo, con la richiesta di investimenti in crescita e infrastrutture, ma anche la richiesta di rivedere le liberalizzazioni in materia di aperture continue delle attività commerciali nei giorni festivi. A Salerno, per l'esecutivo sindacale, il segretario nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, approva il piano di assunzioni nella pubblica amministrazione annunciato dal governatore Vincenzo De Luca. In tanti anni nella pubblica amministrazione sono stati decurtati tanti posti di lavoro. E oggi personale che manca un po' in tutti i settori della pubblica amministrazione, al sud come al nord. Quindi credo che sia assolutamente positivo che una regione si doti di un programma occupazionale nella pubblica amministrazione. Anche qua monitorando, facendo un confronto importante con le parti sociali, rendere forte la pubblica amministrazione significa dare davvero una marcia in più per l'economia complessiva di tutto il Paese. Non è mancato poi un riferimento ai temi della sanità, con la richiesta al governo di ridurre le disparità esistenti tra nord e sud del paese in materia di salute. E basta andare a vedere i dati statistici di questi anni per scoprire che sono sempre di più i cittadini e le cittadine del sud che per loro, i loro familiari, i loro bambini e le loro bambine devono andare a farsi curare in altre parti del paese. Intanto a Napoli gli studenti del liceo San Nazaro proseguono l'agitazione contro la preside, che ha deciso di continuare con la sospensione delle lezioni. Oggi assemblea sulle scale di Piazza Fuga, sul caso interviene anche il vice premier Di Maio, che dice: voglio una soluzione immediata, entro una settimana. Rossella Strianese. Sulle scale di Piazza Fuga si sono radunati un migliaio di studenti, un'assemblea indetta dai rappresentanti dell'istituto per chiedere che venga garantito il diritto allo studio. 48 le aule disponibili a fronte di 53 classi, una situazione che ha scatenato numerose polemiche. Il liceo San Nazaro di Napoli è tra le scuole più blasonate della Campania, primo posto nella classifica della Fondazione Agnelli sulle scuole capaci di preparare al meglio per l'università. L'aumento degli iscritti ha determinato un problema di carenza di spazi. 5 classi in più e niente aule dove fare lezione. Così la preside, Laura Colantonio, ha pensato di fare la rotazione, prevedendo attività extracurriculari per consentire comunque l'avvio dell'anno scolastico e chiedendo per alcune un contributo alle famiglie. Sono spuntate così le gite curriculari al mare, con bagno e selfie di rito, con alunni e professori in costume. Un caso nazionale che è finito pure all'attenzione del vice premier Luigi Di Maio, il quale a sua volta ha interessato il sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano. Intanto l'ufficio scolastico regionale ha inviato 2 ispettori, in tutto una 70ina di studenti ai quali è stato chiesto di restare a casa. Da qui l'assenza in massa di questa mattina. I ragazzi minacciano di andare avanti fino a quando non sarà risolto il problema. Vediamo che sia garantito il diritto allo studio a tutti gli studenti della scuola, che tutti gli studenti possano fare una settimana scolastica regolare. La nostra richiesta è innanzitutto un dialogo. C'è un po' di paura perché non è la prima volta rischiamo a livello soprattutto disciplinare conseguenze per le cose che diciamo. Questo è un fatto gravissimo. L'assurdo qual è? Che va a fare delle rotazioni tenendo il sabato la scuola vuota, perché il sabato la scuola è vuota. Intanto è allarme sicurezza nei presidi sanitari campani, aggressioni al personale e ai medici in diversi pronto soccorso a Napoli come a Salerno. Il monito della CGIL, ridurre i tempi di attesa dei pazienti, risulta davvero necessario. Ancora aggressioni ai danni di medici e sanitari in Campania. Ieri un paziente del pronto soccorso ha aggredito un'infermiera all'ospedale Vecchio Pellegrini a Napoli. Schiaffi, pugni e calci all'uomo salvato dall'intervento delle guardie giurate. A Salerno invece sono state registrate 3 aggressioni negli ultimi 3 giorni al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona. Il direttore sanitario Longo ha fatto sapere che segnalerà l'accaduto in prefettura. E allarme dunque in tutta la regione. Sì, registriamo in questi giorni diverse aggressioni in diversi punti della Campania, in particolare qui a Salerno. È un fenomeno, come dire, deplorevole, questo è poco ma sicuro,
ma è una situazione che si viene a concretizzare in quei presidi dove i tempi di attesa al pronto soccorso diventano indefiniti. Il Ruggi oggi è un pronto soccorso di frontiera preso d'assalto, dove le persone stazionano molte ore e, come dire, il paziente è in attesa di risposta, il familiare idem dicasi. Più si allungano i tempi, più la reazione di quel paziente o di quel familiare diventa di carattere rissoso. Allora bisogna intervenire perché finalmente si possa dare più personale e i turni e le aspettative dei cittadini possano essere, appunto, con turni più veloci, essere soddisfatte. E c'è anche il caso della dottoressa aggredita all'interno del CERT dell'ASL di Benevento. Adesso interviene l'ordine dei medici che chiede al prefetto maggiore sicurezza. Pugni e schiaffi ad una dottoressa in servizio presso il CERT dell'unità operativa complessa dipendenze dell'ASL di Benevento. La professionista è stata aggredita dalla madre di un paziente. È accaduto all'interno della struttura. Secondo una prima ricostruzione, il medico si trovava nel suo ambulatorio quando una donna l'ha aggredita con schiaffi e spintoni. Sul posto sono accorsi gli agenti della volante della questura sannita che hanno calmato gli animi ed avviato le indagini. Per la dottoressa si è invece reso necessario l'intervento dei colleghi del 118 che l'hanno medicata. Rabbia e sgomento del presidente dell'Ordine dei Medici Sanniti che ha annunciato una lettera al prefetto. L'Ordine dei Medici di Benevento, ovviamente, oltre ad esprimere la solidarietà alla collega, dice che ora basta. Proprio nei giorni scorsi, il 13, c'è stata a Bari una riunione proprio per della Fonomuseo per quanto riguarda la problematica legata alle violenze e sono state fatte una serie di proposte che sono al Parlamento per quanto riguarda rendere delle aggravanti per quanto riguarda l'aggressione ai medici ma a tutto il personale sanitario equiparandolo a pubblico ufficiale. Nei prossimi giorni scriverò al signor prefetto di Benevento chiedendo un incontro per attivare anche a Benevento una piattaforma per quanto riguarda appunto gli eventi legati a questi fenomeni di violenza che oramai anche nella nostra provincia fino a qualche tempo fa un'oasi si verificano sempre con maggiore frequenza. Intanto è via libera per un finanziamento da oltre 3 milioni di euro della Regione Campania che continua ad investire sull'aeroporto di Salerno ed ora avrà il controllo totale sullo scalo. Intanto si attende l'ok dal governo sul piano industriale che prevede la fusione con GESAC che gestisce anche lo scalo di Capodichino. La Regione Campania stanzia 3 milioni e mezzo di euro per l'aeroporto di Salerno. Con il decreto numero 109 il governatore Vincenzo De Luca ha provveduto a ripianare di fatto il debito ereditato dai soci del consorzio del Costa d'Amalfi, come riporta l'agenzia Asca News. In estate il management aveva dato il via libera all'aumento di capitale da 5 milioni di euro, sottoscritto dalle regioni Campania e Basilicata e parte della Camera di Commercio di Salerno. Nelle casse della società consortile c'è però meno di 1,5 milioni di euro dal momento che il resto è capitale inoptato da parte della Regione Campania, che è stato rilevato dopo l'aumento e che di fatto consente all'amministrazione guidata dal presidente De Luca di assumere il controllo totale dello scalo, compresa anche la gestione dei fondi pubblici che il governo centrale dovrà investire per allungare la pista e rendere lo scalo salernitano abile ad ospitare i voli nazionali e internazionali. L'operazione contabile di Palazzo Santa Lucia segna un ulteriore passo avanti per il Costa d'Amalfi, alle prese con il percorso di integrazione che lo ingloberà con Capodichino. Il dialogo è avviato, il piano industriale è stato redatto, ma intanto si aspetta il via libera da parte del governo per poter cantierare le opere. Un percorso che va ultimato necessariamente entro la fine dell'anno, come ha ribadito a più riprese il presidente Vincenzo De Luca, ricordando anche le scadenze imposte dal fondo sovrano che è alla base dell'operazione. L'obiettivo finale è affiancare il Costa d'Amalfi a Capodichino, che sta registrando una crescita costante, ma che deve comunque fare i conti con i limiti imposti dall'essere pur sempre un aeroporto inglobato nella città di Napoli. Torniamo ad Avellino, il Consiglio Comunale di Palazzo di Città boccia le linee del programma del sindaco Ciampi. Lui va avanti, dice non tradisco i 13.500 elettori che mi hanno scelto e intanto Carlo Sibilia su Facebook minaccia nuovamente i manifesti, quelli della gogna, quelli 6x3.
Il Consiglio Comunale di Avellino ha bocciato le linee programmatiche del sindaco Ciampi, che però ha annunciato di non volersi dimettere. Contro si sono espressi compatti 20 consiglieri, a favore solo 9, compreso il primo cittadino, il gruppo consigliare dei 5 Stelle, la Lega e i consiglieri Percopo e Iacovacci. Si sono astenuti Stefano Luongo e i due di Forza Italia, Ines Fruncillo e Lazzaro Iandolo. Ciampi ha ammesso: le dimissioni è qualcosa a cui ho pensato anche prima del Consiglio Comunale, ma voglio mantenere ancora appesa ad un filo la speranza dei 13.500 cittadini che mi hanno votato. Chi vuole staccare la spina sia coerente e lo faccia subito. Ma il PD ha annunciato che la mozione di sfiducia arriverà soltanto a novembre, dopo le provinciali. Che noi stacchiamo la spina oggi o il 24 febbraio non cambiano i termini della situazione. Si va al voto alla prima finestra utile, che è la primavera 2019. E intanto su Facebook Carlo Sibilia ha commentato: appena conclusasi votazione nominale sul programma che il sindaco vuole portare avanti per la città, in arrivo altra diffusione di informazioni, di fatti, di verità. Tutti devono sapere chi ha detto no a cosa. E poi il messaggio sibillino in cui ironizza: sto ripassando la tabellina del 6 e anche quella del 3, facendo pensare a nuovi manifesti gogna contro chi ha bocciato il programma. Nel frattempo Sabino Morano della Lega, ospite di Punto di Vista, ha argomentato così le ragioni del voto favorevole. Siccome noi immaginavamo che, e immaginiamo che ci siano delle cose da fare e siano cose urgenti, perché ci sono delle dimensioni emergenziali rispetto alla città, noi vogliamo dare un contributo amministrativo, cioè vogliamo cercare di fare delle cose che per noi sono delle priorità. Torniamo a Salerno, basta polemiche, oggi è solo un giorno di festa, anche se restano le distanze tra Curia e Comune. Nel giorno dell'ingresso di San Matteo a Palazzo di Città, sindaco e arcivescovo siglano la tregua, vediamo. Non c'era Vincenzo De Luca, ma l'amministrazione comunale e i consiglieri di Salerno di maggioranza e opposizione hanno risposto presente all'ingresso della statua di San Matteo al comune. Dopo giorni di polemiche, tira e molla e frecciate, Comune e Curia hanno siglato la tregua. Questa mattina grande festa con l'effigie dell'Apostolo portato in spalla dalla Paranza nell'atrio del Palazzo di Città. Un'occasione per il sindaco Enzo Napoli e l'arcivescovo Luigi Moretti di mettere da parte, almeno per un giorno, le polemiche. Oggi è una giornata di festa. Siamo fratelli e siamo salernitani. Ringrazio il Vescovo per la sua visita che ci onora, ringrazio Don Michele per quanto ha fatto, ringrazio l'intera comunità salernitana. È una giornata di festa. Ci sono state delle divergenze di opinioni che permangono, ma oggi è festa. Siamo amici, ma lo siamo già da sempre, insomma, non c'è bisogno di... c'è una bella atmosfera. Il rischio è che ci si fermi a San Matteo e si dimentichi Gesù Cristo, mentre San Matteo ha senso solo perché c'è Gesù. Ubbidisce alle norme della Chiesa, come il sindaco ubbidisce alle norme dello Stato. È anche un fatto di educazione alla legalità. Rispettare le norme è un fatto, credo, che serva a tutti. Questa è la dimostrazione che non c'è né pregiudizi, né capricci, né niente. È vivere le cose per quelle che sono. Speriamo che subito dopo San Matteo ci siano una riflessione fra le istituzioni della Curia e del Comune, in cui si possa trovare quella serenità e in cui si ritorni alla città quel San Matteo che era di una volta. E adesso parliamo di turismo. Il Comune di Benevento chiama intorno al tavolo gli operatori turistici per provare a creare un sistema sano, ma intanto il sindaco Mastella striglia i privati e dice ognuno comunque deve fare la propria parte. Un sistema turismo per Benevento. Prova a metterlo in piedi l'assessore alla cultura del comune, Ober Dampicucci, che ha convocato le associazioni culturali e turistiche per invitarle alla creazione di una comune politica dell'accoglienza e per compiere quel passo avanti nel settore atteso ormai da anni. Benevento ha delle enormi potenzialità. Bisognerebbe fare maggiormente rete, il comune con le associazioni e le associazioni fra di loro. Questa riunione di oggi è appunto il primo passo verso un tavolo permanente che poi magari sarà allargato anche ad altri soggetti. Elaborare un piano turistico potrebbe anche essere un'operazione di ufficio. Io immagino il piano turistico debba essere invece il frutto di un ragionamento quanto più condiviso possibile. La mancanza di fondi penalizza Benevento, che nonostante i molti tentativi messi in campo non riesce a diventare attrattiva quanto dovrebbe. Così il sindaco Clemente Mastella, che striglia i privati chiedendo loro una maggiore partecipazione. Il comune non può da solo supplire alle difficoltà della mancanza, magari a volte, di quello che potrebbe essere più forte. I turisti, occorre anche che ci siano gli imprenditori locali, i commercianti, gli altri che siano un po' da fare.
di più di quello che fanno, perché o c'è questa sinergia comune, quindi riusciamo a superare tutti gli elementi, diciamo, di precarietà, o viceversa è abbastanza difficile. Più di quello che facciamo in condizioni di difficoltà economiche, finanziarie, di litigi che facciamo con la regione per un po' di soldi, più di questo non possiamo fare. Parliamo di cultura, è stato presentato nella sua originaria bellezza l'antico splendore della Portone di Palazzo di Carafa, tutto merito delle associazioni, è successo a Napoli, vediamo. È stato presentato oggi a Napoli il completamento del restauro conservativo del portone ligneo di Palazzo Diomede Carafa, promosso dalla sezione Campania dell'Associazione di Mure Storiche Italiane. Palazzo Carafa, situato in via San Biagio dei Librai, porta il nome del suo ideatore, Diomede Carafa, primo conte dei Maddaloni, imprenditore intellettuale di grande spicco a livello nazionale, in relazioni amichevoli tanto con Lorenzo il Magnifico quanto con Alfonso d'Aragona. Questa mattina il progetto di completamento è stato presentato alla presenza di Luciano Garella, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli. Molto va, come dire, bisogna lavorare per quella che è la fase di costruzione degli eventi. Poi è chiaro che ci devono stare tutta una serie di fatti, circostanze, notizie che rendono ancora più appetibile la possibilità del restauro. Fatto che è stata un'operazione di crowdfunding dove l'azienda privata si è unita agli abitanti del palazzo, agli amanti del palazzo che vivono in zona e ad altri sostenitori che, guidati dalla soprintendenza, hanno potuto rendere possibile la riapertura di tutto lo splendore del portale ligneo come appariva all'epoca della sua costruzione. Questo restauro che avviene nel centro di Napoli, un centro che è devastato dai graffiti, dalle scritte vandaliche, deve essere un restauro di esempio che possa portare altre iniziative per la cura della nostra città. E ancora cultura con un valore in più, un valore solidale, le persone sorde infatti potranno visitare gratuitamente le bellezze di Cappella San Severo, sempre a Napoli, nella loro lingua, il LIS. Raccontare a chi non sente le meraviglie del Cristo velato e della Cappella di San Severo è il progetto San Severo in LIS, che offre l'opportunità di visite guidate a persone sorde. Un modo per superare le disabilità e scoprire il complesso monumentale che da oggi sarà stabilmente calendarizzato. Ci saranno degli appuntamenti più o meno mensili in cui sarà possibile per i sordi visitare la cappella accompagnati da guide sorde. La LIS non è più un filtro, è la lingua naturale dei sordi e noi la trattiamo come tale, come trattiamo tutte le altre lingue. Il primo appuntamento è fissato per il 14 ottobre, ogni visita durerà 40 minuti ed i gruppi saranno composti da un massimo di 20 persone. Da sempre abbiamo tentato per particolari iniziative di inserire il servizio di guida in LIS, spiega la presidente provinciale dell'Ente Nazionale Sordi, ma non è la stessa cosa. Questo tour è appositamente pensato per i sordi. Questo è il secondo museo che si inserisce nel nostro progetto, perché già l'anno scorso abbiamo iniziato con il Museo Ferroviario di Pietrarsa e abbiamo organizzato visite periodiche in cui guide sorde realizzano visite per altri gruppi di sordi provenienti da tutta Italia, e ora siamo arrivati a questo museo. Il valore culturale è ovviamente in questo caso l'aspetto sociale è preminente, quindi l'idea è appunto che la cultura sia un diritto di tutti i cittadini, e questo è un modo concreto. Da parte mia è tutto, grazie ad Orlando Matarazzo in regia, vi lascio al meteo, poi c'è il TG Sport. Buona serata.